Benvenuti, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Oggi lo spazio della notizia del giorno lo dedichiamo ad alcune indiscrezioni che riguardano la campagna elettorale in corso per quanto riguarda Erice. Non abbiamo, diciamo, la certezza di quello che vi stiamo dicendo, ma va da sé, ci tocca anche riportare le indiscrezioni che sono sempre più, diciamo, quasi confermate in un certo senso. Si sono susseguite delle riunioni in quest'ultimo fine settimana per quanto riguarda il cosiddetto cantiere resiliente. Come sapete, dopo il forfait di Gian Rosario Simonte, che era il candidato proposto dai socialisti, da Fratelli d'Italia e da Amo Erice, queste tre forze politiche sono alla ricerca di una quadra e a quanto ci risulta starebbero valutando di sostenere la candidatura a sindaco di Maurizio Oddo, il candidato, diciamo, che viene appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle. Starebbero, perché in un certo senso c'è l'avvocato Miceli, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che doverosamente e giustamente, mi sento di sottolineare, sta provando a dialogare con tutti i componenti di quello che fu appunto il cantiere resiliente, compreso il senatore Santangelo, il senatore Papania, per cercare di capire se si può arrivare a una candidatura unitaria in modo tale da riformare assolutamente in maniera corposa e coesa il cantiere resiliente. Gli incontri di queste ultime ore, soprattutto ieri, sia di mattina che di pomeriggio, potrebbero far nascere delle nuove alleanze. Da quello che ci risulta, ma ripeto, prendetelo con il beneficio delle indiscrezioni, non sarebbe disposto a fare un passo indietro Piero Spina, che andrebbe e va, a quanto pare, dritto filato da candidato sindaco appoggiato da Movimento Via, dagli autonomisti, da Generazione Futura, dalla lista Cives e Cittadini per Erice, oltre che dalla lista Piero Spina sindaco. Quindi l'appoggio, diciamo, dell'altro pezzo del cantiere resiliente, socialisti, Amo Erice e Fratelli d'Italia, sarebbe frammentato. Quindi l'opzione, secondo alcuni di questi leader, sarebbe quella di spostarsi sulla candidatura, quindi, e sull'appoggio del professore Maurizio Oddo. Stasera, da quello che ci hanno detto loro stessi, c'è un altro incontro, o comunque in giornata si terranno diverse altre riunioni per cercare di delineare questo quadro. A noi tocca raccontarvi quello che sta succedendo in quel versante, e questo è stato appunto il nostro compito. Siamo davanti a quelle che potrebbero essere, come abbiamo titolato, nuove alleanze ad Erice. Lo scopriremo solo vivendo, recitava una canzone molto famosa, e anche per quanto riguarda noi lo scopriremo solo alla fine di questa serie di incontri che si stanno susseguendo. Questa era la notizia del giorno, tanto per rendervi edotti su quello che sta succedendo per la campagna elettorale ad Erice. Lascio la linea a Claudio Parinello per le altre notizie del nostro TG Sud. Università, polemiche e proposte. Il rettore Miliri annuncia un nuovo piano formativo e nuovi corsi per il Polo di Trapani, ma sui social infuria la polemica. Sicurezza sul lavoro, controlli dei carabinieri, denunce e sanzioni in alcuni cantieri di Alcamo e Castelvetrano, impiegati due lavoratori in nero in altrettanti cantieri. La proposta di Legambiente torna a tenere banco l'ipotesi del Parco Nazionale dell'Egadi e del litorale trapanese. 14 sindaci hanno chiesto di riattivarne l'iter. L'associazione ambientalista punta alla sola parte della riserva delle saline, dello Stagnone e dell'area marina protetta. Covid-19, dati disallineati, la Sicilia ancora in zona gialla, alcuni dati trasmessi al Ministero della Salute con ritardo. Per lo sport finalmente 3 punti, il Trapani Calcio torna alla vittoria dopo 6 gare, battuta la San Cataldese per 2-0, reti di De Felice e Bonfiglio. Pallacanestro Trapani sconfitta a Milano dall'Urania per 92-80. La nuova sede dell'Unione Maestranze, inaugurata ieri alla presenza del vescovo Fragnelli. I nuovi locali diventeranno un punto nevralgico dedicato alla processione dei misteri di Trapani.
Buongiorno e benvenuti con il nostro notiziario. Le aspre polemiche scatenate dalle dichiarazioni dei giorni scorsi della sindaca di Erice Daniela Toscano in merito ad una paventata scarsa utilità del polo universitario trapanese hanno prodotto un incontro tra il magnifico rettore del polo e i rappresentanti delle amministrazioni di Erice e di Trapani Servizio. A Trapani, nel breve volgere di 2 anni, verranno istituiti nuovi corsi universitari ed implementati quelli che già sono in essere. Parallelamente si lavora ai servizi per gli studenti fuori sede, che sono parte fondamentale di un'offerta di studio che si possa dire appetibile per studenti e famiglie. Ad annunciarlo il magnifico rettore del Polo Universitario di Trapani, nell'ambito di un incontro che si è tenuto questa mattina al Polo e a cui hanno presenziato i sindaci di Erice e Trapani, diversi assessori delle due amministrazioni ed i rappresentanti dello stesso consorzio universitario. Grazie alla sindaca, ovviamente non commento perché fanno parte evidentemente di un linguaggio che diciamo è consono all'avvio di una campagna elettorale, però diciamo che nelle sue parole si avverte qualche cosa che probabilmente su cui dobbiamo fare delle riflessioni. Le riflessioni di un polo che deve avere le caratteristiche di un polo universitario sono quelle di poter innanzitutto poter dare alla popolazione, al territorio, una nuova offerta formativa, quindi su questo ci stiamo concentrando non tanto sul 22 perché i tempi non ci sono, ma sul 23. L'offerta formativa che deve essere molto legata alle esigenze del territorio, ma che soprattutto deve avere delle caratteristiche di peculiare eccellenza. Cioè noi dobbiamo realizzare a Trapani dei corsi di studio che possono essere veramente attrattivi non soltanto per i ragazzi del comprensorio, ma anche per altre popolazioni. L'altro elemento centrale che accanto all'offerta formativa abbiamo deciso proprio insieme ai sindaci di fare un ragionamento sui servizi. I ragazzi ci chiedono questo, quindi una mobilità sostenibile, servizi di ristorazione, scontistica sui principali esercenti di articoli sportivi, di informatica e soprattutto luoghi in cui avviare momenti di aggregazione. Intendiamo potenziare infermieristica, che sta avendo un successo da ormai da qualche anno sicuramente molto importante. Intendiamo portare scienze motori, intendiamo portare fisioterapia, intendiamo portare altre discipline legate al mondo della salute e della sanità. E accanto a questo vogliamo però anche privilegiare quell'aspetto che ha reso famoso in qualche modo Trapani, quindi potenziare giurisprudenza attraverso nuovi corsi di studio come per esempio la cyber security, che rappresenta una delle modalità di studio più importanti con saperi che cominciano a diventare trasversali. Ci vogliono competenze informatiche, ma ci vogliono competenze giuridiche anche molto specifiche. Sui social impazza la polemica per le dichiarazioni della sindaca di Erice Daniela Toscano in merito proprio al polo universitario trapanese. Il comitato studentesco Alfa Omega contesta la sindaca e si rivolge al rettore. Diverse le prese di posizione contro la Toscano, fra queste quella dell'attuale presidente della Camera Penale di Trapani, Marco Siragusa. Vediamo. Galeotta fu la trasmissione The Politicum di giovedì scorso qui a Telesud, durante la quale il dibattito fra i 3 aspiranti a sindaco di Erice presenti, e cioè Daniela Toscano, Maurizio Oddo e Silvana Catalano, si è soffermato sul ruolo del polo universitario trapanese. Incazzata da Maurizio Oddo, Daniela Toscano ha così risposto alle provocazioni del docente universitario. Parliamo di università. Come mai? Sono ben felice. Perfetto, come mai nel 2017 hai detto che sfornavano solo disoccupati? Lo ripeto, lo ripeto tuttora. L'università, così per come era concepita, era un esamificio e un postificio. Ma è vergognoso. E abbiamo fatto assolutamente bene. Questa è una dichiarazione. Lo dico io da docente universitario. Noi non siamo esamificio. L'università non è esamificio, quindi consenti. Non è così, assolutamente. E adesso, hai tanto rifotografie. Hai detto di università, ti posso rispondere? Sì. Abbiamo fatto assolutamente bene, non la pensiamo così solo noi, ma diversi sindaci della provincia di Trapani, perché non è possibile che una università decida di attivare dei percorsi universitari che non servono a nulla, come che so, ingegneria navale. E giurisprudenza che ha sformato miliardi di ragazzi. Però la cosa paradossale, scusami tanto. No.
apriti cielo. Numerosi sono stati gli avvocati e su tutti l'attuale presidente della Camera Penale di Trapani, Marco Siracusa, ed il suo predecessore, Salvatore Alagna, a prendere posizione contro le dichiarazioni di Daniela Toscano. Un susseguirsi di indignazioni e sgomento che ha fatto registrare anche la nota ufficiale del Comitato Studentesco Universitario di Trapani e i distinguo di alcuni esponenti politici del Partito Democratico. Dichiarazioni, quelle della Toscano, che hanno acceso il dibattito della campagna elettorale e che stamattina sono state oggetto di discussione nel corso dell'incontro proprio al polo universitario alla presenza del magnifico rettore, e di cui parliamo in apposito servizio. Ieri la sindaca, rispondendo alle domande della redazione, ha meglio specificato i concetti che aveva espresso in trasmissione. Le sue dichiarazioni le potete leggere sul sito di Telesud all'indirizzo www.telesudweb.it nella sezione Le tre domande della domenica. Adesso passiamo alla cronaca. Controlli dei carabinieri nel settore edile, denunce e sanzioni ad Alcamo e Castelvetrano. Il servizio. Ponteggi e passerelle senza parapetti anticaduta, misure di sicurezza trascurate, lavoratori in nero. Sono in sintesi le violazioni rilevate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani e delle stazioni di Alcamo e di Castelvetrano nell'ambito dei controlli del settore edile. Ad Alcamo i carabinieri hanno denunciato un uomo di 60 anni, socio amministratore di un'azienda edilizia. Durante l'ispezione presso un cantiere i carabinieri hanno riscontrato che le aperture sui ponteggi e le passerelle erano sprovviste di parapetti e di altri sistemi per evitare eventuali cadute, circostanza in precedenza segnalata ai reparti territoriali dell'arma dal nono nucleo elicotteri carabinieri di Palermo e rilevata durante l'attività ricognitiva in volo. L'azienda è stata sanzionata con contravvenzioni pari a 5.000 euro. A Castelvetrano, a conclusione delle ispezioni eseguite in tre diversi cantieri, i carabinieri hanno denunciato altrettanti imprenditori responsabili a vario titolo di gravi carenze nelle misure di sicurezza, non avere sottoposto i propri lavoratori alle prescritte visite mediche preventive, non aver ancorato il ponteggio metallico alla struttura esistente, non aver informato e addestrato correttamente il personale dipendente sui rischi connessi all'attività da svolgere e non avere dotato i ponteggi metallici dei sistemi per limitare i rischi di caduta. Per queste violazioni sono state contestate contravvenzioni per complessivi 9.600 euro. Due delle società che impegnavano lavoratori in nero si sono viste contestare la cosiddetta maxi sanzione lavoro nero per complessivi 13.400 euro con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale, poiché ciascuna aveva occupato un lavoratore in nero. Di questi uno percepiva il reddito di cittadinanza. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e ci ritroviamo tra pochissimo con la seconda parte del nostro notiziario. La proposta di Legambiente torna a tenere banco l'ipotesi del Parco Nazionale delle Egadi e del Litorale Trapanese. 14 sindaci hanno chiesto di riattivarne l'iter. L'associazione ambientalista punta alla sola parte delle riserve delle saline, dello stagnone e dell'area marina protetta. Covid-19, dati disallineati, la Sicilia ancora in zona gialla, alcuni dati trasmessi al Ministero della Salute con ritardo. Finalmente 3 punti, il Trapani Calcio torna alla vittoria dopo 6 gare, battuta la San Cataldese per 2-0, reti di De Felice e Bonfiglio, pallacanestro Trapani sconfitta a Milano dall'Urania per 92-80. Ben ritrovati con il nostro notiziario. A 14 anni dall'approvazione di un'apposita norma da parte del Parlamento, adesso si sta tornando a parlare dell'istituzione del Parco delle Egadi e del Litorale Trapanese. Il servizio di Mario Torrente. L'area protetta è prevista da una legge del 2007, la stessa che nel 2016 ha permesso di far nascere il Parco di Pantelleria, ma quello che dovrebbe comprendere la fascia costiera della provincia di Trapani, estendendosi anche nell'Egadi, è rimasto solo su carta. Per sollecitarne la ripresa dell'iter, lo scorso anno 14 sindaci della provincia, su iniziativa di Massimo Fundalò, hanno firmato un documento inviato al Ministero dell'Ambiente, ma la richiesta non è stata sottoscritta dal sindaco dell'Egadi Francesco Forgione, che ha manifestato forti perplessità a partire da quel che riguarda l'area marina protetta, argomenti ribaditi nel corso del convegno organizzato da Legambiente al Museo Pepoli. I vertici dell'associazione ambientalista, dal canto loro, hanno lanciato l'idea di convocare un tavolo tecnico, puntando quantomeno nella fase iniziale sulla proposta fatta nel 2010 dall'allora provincia regionale, che limitava il parco
allegati e alle riserve delle saline e dello stagnone. Con noi come Lega Ambiente proponiamo di ripartire da lì. Chiediamo al ministro Cingolani, e speriamo di farlo insieme ai sindaci del territorio, la convocazione di un tavolo tecnico per rimettere le carte sul tavolo che sono ferme, ammuffite in un cassetto della vecchia provincia regionale, che trovò un accordo come provincia con i comuni di Trapani, dell'Egadi e di Marsala e di Paceco, per un parco che mettesse insieme i territori delle isole di Favignana, di Levanzo e di Marettimo, la riserva bellissima, straordinaria delle saline di Trapani e Paceco e la riserva dello stagnone di Marsala. Ecco, queste tre realtà, le Egadi e le due isole, possono essere la base di partenza di questo parco. Mettiamoci intorno a un tavolo, facciamo i dovuti approfondimenti tecnici e scientifici del caso, vediamo se ci sono altri territori da aggregare e facciamo nascere finalmente questo parco come straordinaria opportunità per l'intero territorio trapanese. In base a questa proposta, le due riserve, quella delle saline e quella dello stagnone, verrebbero assorbite nel parco nazionale. Discorso diverso invece, sempre secondo quanto prospettato da Zanna, per l'area marina protetta dell'Egadi. Altra cosa, vorrei anche qui essere chiaro, è il percorso e la storia dell'area marina protetta dell'Egadi, che è una splendida realtà di più di 25 anni, è l'area marina protetta più grande d'Europa ed è il 25% delle intere aree marine protette nazionali, che ha una sua storia, una sua governance che rimarrà integra e intatta. Qualora gli enti che promuoveranno il parco, a partire dal Ministero, riterranno opportuno, come è avvenuto in altri parchi nazionali, integrare la gestione tra parco della terra e parco area marina protetta, è un discorso da divenire che si affronterà, così come bisognerà affrontare la possibilità di far nascere anche alla Stagnone un'area marina protetta prevista da 30 anni nella legge nazionale del 394. Ma l'ipotesi di un parco più piccolo che non comprenda l'intero litorale trapanese, da Castellammare a Mazara del Vallo, ma solo 4 comuni, non piace al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Per il primo cittadino del capoluogo bisogna infatti puntare ad un'area più vasta, chiamando in causa il documento inviato al Ministero e firmato da ben 14 sindaci e rimandando al Comitato Tecnico Scientifico la decisione sul perimetro e le limitazioni del parco. Nel weekend appena trascorso, la torretta Pepoli di Erice, per volere dell'amministrazione comunale, ha preso i colori della bandiera ucraina. Intanto la sindaca Toscano annuncia la disponibilità del comune della Vetta ad accogliere i profughi ucraini. Il servizio. Solidarietà simbolica e concreta, sono queste le parole d'ordine che guidano le iniziative dell'amministrazione comunale di Erice in queste ore, in cui i TG ci raccontano di un attacco bellico in atto ai confini dell'Europa a cui non avremmo mai pensato di dover assistere. Noi da cittadini ericini ci sentiamo in dovere, avvertiamo questo forte senso di responsabilità per affermare il diritto alla libertà e alla pace, e questo perché siamo strettamente legati alla storia. Ricordiamo che ad Erice russi e americani hanno parlato di pace mentre il mondo era dilaniato dalla guerra fredda, ed Erice ha giocato un ruolo fondamentale per ristabilire gli equilibri di pace. Ora l'auspicio e l'augurio è che questo nostro gesto simbolico e questo messaggio, unito a quello di tutte le città dei paesi del mondo, possa indurre Putin a riflettere sulla tragedia che sta creando, perché ogni giorno di bombardamento in più che passa si traduce in perdita di preziose vite umane, e questo nessuno può permetterlo. Ma la solidarietà di Erice non si limita ai pur importanti gesti simbolici. D'accordo con la presidenza della regione, a cui fa capo l'organizzazione della protezione civile, l'amministrazione di Erice si prepara all'accoglienza dei profughi e alla raccolta dei beni di prima necessità. Il comune di Erice ha dato la propria disponibilità per accogliere famiglie di profughi, bambini, donne, anziani, presso la sede provinciale del CAI, decisione che abbiamo assunto assieme al dottore Fazio, che è presidente del CAI provinciale. Naturalmente abbiamo messo in campo anche altre azioni concrete, si possono fare delle donazioni presso gli uffici comunali di Rigaletta Milo, esattamente la sede della protezione civile, tutti i giorni da martedì prossimo dalle 15 alle 18, invece il sabato e domenica anche dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 18.
Adesso parliamo di Covid-19, i dati relativi alla provincia di Trapani aggiornati alle 17 di ieri pomeriggio riportavano 8.340 casi accertati, 537 nuovi positivi e 2 decessi. La Sicilia, nonostante il calo della curva epidemica, rimane in zona gialla. Il servizio. La curva epidemiologica nella nostra regione è in calo. Diminuiscono anche i ricoveri ospedalieri, sia nelle terapie intensive, sia nei reparti di degenza ordinaria. Tuttavia, l'RT medio degli ultimi 14 giorni ha oscillato tra lo 0,97 e l'1,15, attestandosi a 1,06, un'indicazione di ancora ampia circolazione del virus SARS-CoV-2. L'incidenza per 100.000 abitanti è di 442,81. Peraltro, si registrano ancora problemi di allineamento dei dati tra quelli provinciali e quelli regionali e tra quelli regionali e quelli nazionali. Infatti, nell'ultimo report al Ministero della Salute, la Regione Sicilia ha dichiarato che 2.480 casi confermati, comunicati nella settimana dal 25 febbraio al 3 marzo, sono relativi a giorni precedenti alla settimana di riferimento e dunque non sono stati compresi nel calcolo dell'incidenza settimanale. Tutti elementi che nel complesso non ci consentono di uscire dalla zona gialla, per quanto poche limitazioni essa comporti. E veniamo alla situazione in provincia di Trapani, dove le persone attualmente positive al virus SARS-CoV-2 e in isolamento domiciliare obbligatorio sono 8.340. Solo in 2 hanno potuto lasciare l'isolamento domiciliare, mentre i nuovi positivi all'esito dei tamponi molecolari sono 537. Tra le persone positive al virus, 7.935 sono asintomatiche. In isolamento con sintomi vi sono 405 persone. 2 decessi registrati nelle ultime 24 ore. 581 il totale delle vittime, con un indice di letalità rispetto al numero dei contagiati dello 0,9%. L'indice di prevalenza dell'infezione è al 14,68% della popolazione. Dall'inizio della pandemia, 63.875 persone sono state infettate dal virus. Tra le città con più positivi, Marsala 1715, Mazara del Vallo 1163, Trapani 1014, cui vanno aggiunti, per la contiguità urbanistica, anche i positivi di Erice 383. Questa è la situazione dei ricoveri. Nessun paziente in terapia intensiva, 7 in semi-intensiva e 44 in degenza ordinaria. Altri 13 sono in attesa di negativizzazione in residenza sanitaria assistita e Covid hotel. Prende il via il corso di educazione ambientale per la promozione della riserva delle saline di Trapani e Paceco. Vediamo. Arriva. L'associazione Trapani Welcome, partner del progetto denominato Riserva Saline, in collaborazione con l'ente gestore, avvia nel mese di marzo il corso di formazione all'educazione ambientale rivolto a tutti gli operatori locali e turistici di vario titolo nella Riserva delle Saline di Trapani e Paceco. Il corso ha come obiettivo la sensibilizzazione, la conoscenza e la corretta promozione della Riserva delle Saline in tutti quegli aspetti che la compongono, dalle norme di tutela alle buone pratiche, dalla biodiversità agli aspetti storici ed etnoantropologici, e verrà strutturato in 4 lezioni nel mese di marzo per un totale di 12 ore. Per gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 21 andrà in onda Sport Sud. Ospiti della puntata saranno Agustino Olivera, centrocampista del Trapani Calcio, Dario Gentile, responsabile della comunicazione della Pallacanestro Trapani, Lorena Benincasa dell'Handball Erice e il giornalista Salvatore Morselli. Si parlerà anche di calcio regionale e di pallavolo con Alberto Moroso, allenatore dell'Accademia Trapani, Pier Vito Vulpetti, allenatore della formazione maschile dell'Entello, e Cristina Lacommare, DS e responsabile tecnico dell'Entello Volley. Mentre alle 22.30 andrà in onda la partita Trapani-San Cataldese, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Adesso per noi una breve pausa, ci ritroviamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio. Il Trapani torna alla vittoria e Granata ieri allo stadio provinciale hanno battuto la San Cataldese per 2-0. I gol del Trapani portano la firma di De Felice e Bonfiglio. Vediamo tutti i momenti più salienti della gara nel servizio. 27esima giornata di Serie D, Girone I. Il Trapani affronta al provinciale la San Cataldese. I Granata sono chiamati alla vittoria dopo 6 gare senza i 3 punti. 4-3-3 per Morgia, Cultraro tra i pali, Barbara, Maltese, Bruno e Amorello in difesa,
Lupo, Antezza e Olivera, centrocampo, Vitale, De Felice e Russo in attacco. 4-2-3-1 invece per la squadra di mister Campanella. Prima occasione degna di nota per i Granata al 19esimo con il cross di Vitale deviato in angolo. Un minuto dopo, calcio di rigore per il Trapani. Proprio Vitale viene atterrato in aria da Vitolo. Dal dischetto De Felice realizza e 1-0. Ci prova la San Cataldese a rendersi pericolosa, ma al 27esimo Valenti si oppone a Russo e nella ribattuta De Felice non concretizza. Un minuto dopo, tiro pericoloso di Tuccio che finisce alto. Al 31esimo dentro Galfano per Lupo. Al 34esimo gli ospiti ci riprovano con Cess che mette in mezzo per Balistreri che non realizza. Al 40esimo ci prova Vitale ma Valenti si oppone. Al 41esimo dentro Sant'Arpia per Amorello. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Nella ripresa espulso Locurto per doppio giallo. Al 55esimo altro cambio per il Trapani, dentro Musso per De Felice. Al 59esimo gran contropiede del Trapani che non ottimizza. Al 63esimo è la volta di Bonfiglio per Russo. Botta e risposta di azioni pericolose tra le due squadre. All'82esimo tocca Pipitone sostituire Vitale. L'arbitro concede 8 minuti di recupero. Nel primo Pipitone spreca. Al 95esimo il Trapani trova il raddoppio con Bonfiglio che sfrutta l'assist di Musso. Finisce così con i Granata che ritrovano i 3 punti. Andiamo a dare uno sguardo alla classifica che vede la Gelvison sempre in vetta con 57 punti, poi abbiamo Cavese Acireale a quota 53, Lamezia Terme 52, Paternò 44, Cittanovese 39, Città di Sant'Agata 38, Santa Maria Cilento 34, così come Licata, Portici 32, Real Aversa 31, San Luca 30, il Trapani va a quota 28 punti, la San Cataldese rimane a 26, poi via via tutte le altre. Il Trapani ovviamente con questa vittoria si allontana un po' dalla zona play-out. Adesso andiamo ad ascoltare invece le parole di mister Morge a fine gara. La San Cataldese ha fatto buonissime cose, una buonissima squadra, gioca anche loro un buon calcio, hanno buoni giocatori tecnici, uno è stato un mio giocatore per un paio di campionati che è Vitolo, e ho visto che quando facevano girare la palla la facevano girare con contenuti seri e molto bene, quindi, però credo che di grandi occasioni non ne hanno avute, mentre noi ne abbiamo avute tantissime, non solo nel secondo tempo ma anche nel primo. Nel primo ha fatto una grandissima parata sul tiro di Russo, mi sembra, il portiere loro, e anche nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio in parità numerica, cosa che quando sbagli questi passaggi è proprio perché sei precipitoso nel fare le cose, come quando sbagli dei gol, come sono capitati a noi, è sempre dovuto a questa insicurezza che abbiamo, ma questo l'abbiamo fatto anche nelle partite scorse, anche nelle partite scorse avevamo avuto occasioni importanti che non abbiamo sfruttato. E adesso passiamo invece alla Pallacanestro Trapani, niente da fare, la formazione Granata si arrende all'Urania Milano, finisce 92-80 il servizio. Un secondo ed un terzo quarto da dimenticare. Non basta l'ultimo periodo in cui i Granata hanno tentato la rimonta, riuscendo ad accorciare il divario di 20 punti. La vittoria va comunque a Milano, precisa dal tiro da 3. Prima o poi l'assenza di Childs sotto le plance doveva farsi vedere ed il momento è stato sabato. Basta vedere che Paci per Milano è stato autore di 27 punti e 12 rimbalzi per capire che la Pallacanestro Trapani ha sofferto in termini di stazza fisica, ma il rammarico maggiore è non aver salvato la differenza canestri, che avrebbe voluto dire vantaggio in ottica salvezza. Sentiamo coach Parente nel postgara. Una partita che Milano ha vinto meritatamente. Abbiamo iniziato in attacco molto bene, non difendendo. Poi quando non abbiamo iniziato a far canestro abbiamo continuato a non difendere, e contro una squadra del talento di Milano in attacco, come avevamo detto prima della partita, non ce lo possiamo permettere. È la storia del campionato, al netto di chi gioca e chi non c'è, non vinciamo mai a 90 punti. Se va all'intervallo a 56 subiti è difficile poi vincerla. Un altro quarto regalato il terzo, il quarto d'orgoglio abbiamo provato,
poi negli episodi non siamo riusciti a mantenere neanche la differenza canestri. È tutto qua, se non difendiamo facciamo molta fatica, se pensiamo di vincere a chi ne fa uno di più non ne vinciamo più uno. Arriva in un momento importante la pausa per la Coppa Italia, 15 giorni quasi prima della prossima partita, serviranno anche per ricaricare le pile? Ma a noi cambia poco, perché quando ricominceremo saremo gli stessi, quindi speriamo di recuperare un po' di energie fisiche, ma le prossime 3-4 partite avremo gli stessi effettivi. Ben ritrovati con il nostro approfondimento. Inaugurata ieri nei locali dell'ex cartolibreria Pons di Piazza Scarlatti, la nuova sede dell'Unione Maestranze di Trapani. Per noi c'era Mario Torrente. Dopo essere rimasta chiusa ed in disuso per anni, l'ex cartolibreria Pons, che si trova in una zona sicuramente strategica del centro storico di Trapani, ospiterà la sede dell'Unione Maestranze, che dopo aver lasciato i locali di via Poeta Calvino si è trasferita nella struttura di Piazza Scarlatti. Al suo interno, ma anche fuori, hanno trovato posto tante foto ed immagini che raccontano la storia e la bellezza della processione dei misteri. La nuova sede è stata inaugurata ieri mattina alla presenza dei vertici dell'Unione Maestranze, con in testa il presidente Giovanni D'Aleo, del sindaco Giacomo Tranchida e del vescovo Pietro Maria Fragnelli, che ha parlato di un momento che alimenta la speranza. Questo è un segnale, quello che abbiamo vissuto, stiamo vivendo oggi, che alimenta la speranza nella nostra città, la speranza di una convivenza civica sempre più, direi, solida, sempre più uniti. E anche la speranza religiosa, perché se non ci fosse Gesù Cristo non staremmo qui. Potremmo fare tante altre cose, ma non certamente occuparci di processione, dei misteri, processione della Settimana Santa. Quindi è una, alimenta la speranza civica, alimenta la speranza religiosa. Io ho messo a disposizione Don Alberto Genovese, il vicario generale, che si muove con una assoluta, direi, franchezza, libertà, e stimando tutti e mettendo tutti nella condizione di diventare collaborativi e non di cedere ai protagonismi di ogni tipo. Io mi auguro che proprio quelli che frequenteranno questa sede diventino, aprano gli occhi sulla realtà sociale degli adolescenti e dei giovani che la sera si ritrovano qui numerosi, perché non basta avere messo, avere riempito l'edificio, bisogna fare in modo che quelli che vanno in questo edificio trovino linguaggi nuovi e iniziative nuove per andare incontro ai ragazzi e alle ragazze che qui si trovano la sera. Presente all'inaugurazione la giunta guidata dal sindaco Tranchida, che ha ricordato l'impegno per recuperare i siti ed i beni in disuso, sviluppandone anche i contenuti. Noi continuiamo un percorso di recupero anche di siti monumentali e che appartengono anche alla storia della città di Trapani. Abbiamo fatto con la Vasca della Madonna, Vasca del Tritone, la Casina delle Palme, oggi questo sito. Il problema però non è solo recuperare i contenitori, e stimolare anche la crescita di contenuti, e nel momento in cui abbiamo scelto anche assieme a tutta la giunta e su stimolo anche dell'assessore alla cultura di mantenere qui la sede dell'Unione, l'abbiamo fatto con la visione di poter creare un'infoturistica culturale, sì, turistica e culturale, su un pezzo della storia della città di Trapani che vive attorno alla dimensione dei misteri nel rispetto del credo, raccontando un altro pezzo di storia della città di Trapani. Turisti e visitatori avranno la possibilità di farlo e l'Unione Maestrante e i gruppi avranno un luogo simbolo di unità, che è il percorso che stamani abbiamo sottolineato. Dunque, promozione della città, recupero di contenitori e soprattutto stimola a creare anche contenuti di unità e di un cammino insieme che la città sta facendo. Per il presidente dell'Unione Maestranze, Giovanni D'Aleo, la nuova sede apre nuove prospettive per la città. Questa sede è il futuro di una città. Stiamo ricucendo uno spazio che in questo caso era stato impropriamente occupato in maniera poco culturale. Vorremmo che questa sede diventasse la parte propulsiva culturale della città, rivitalizzare un momento, uno spazio che è ben definito.
con tante iniziative, perché la progettualità che vorrà dare l'Unione Maestranza è una progettualità a lungo termine, incominciare a farla diventare polo turistico di attrazione e nello stesso tempo sala multimediale, per vedere cosa è l'entità trapanese, per dare una continuità ad un discorso ampio e a lunga portata. Nello stesso tempo l'Unione Maestranze si adopererà di questo strumento tale da poter dare alla continuità della tradizione popolare trapanese tante iniziative e tante proposizioni. Ben ritrovati con la nostra seconda edizione. Sui social impazza la polemica per le dichiarazioni della sindaca di Erice Daniela Toscano in merito al polo universitario trapanese. Il comitato studentesco Alfa Omega contesta la sindaca e si rivolge al rettore. Diverse le prese di posizione contro la Toscano, fra quelle quella dell'attuale presidente della Camera Penale di Trapani, Marco Siragusa. Vediamo il servizio. Galeotta fu la trasmissione The Politicum di giovedì scorso qui a Telesud, durante la quale il dibattito fra i tre aspiranti a sindaco di Erice presenti, e cioè Daniela Toscano, Maurizio Oddo e Silvana Catalano, si è soffermato sul ruolo del polo universitario trapanese. Incazzata da Maurizio Oddo, Daniela Toscano ha così risposto alle provocazioni del docente universitario. Parliamo di università. Come mai? Sono ben felice. Perfetto, come mai nel 2017 hai detto che sfornavano solo disoccupati? Lo ripeto, ora c'è questo... lo ripeto tuttora. Mizia. L'università così per come era concepita era un esamificio e un postificio. Ma è vergognoso. E abbiamo fatto assolutamente bene. Questa è una dichiarazione. Non soltanto... È una dichiarazione. Sì, no, lo dico io da docente universitario. Noi non siamo esamificio. L'università non è esamificio, quindi consenti. Non è così, non è così. Assolutamente. E adesso, sì. Cioè, tu, scusi, hai tanto rifotografie. Hai detto di università, ti posso rispondere? Sì. Abbiamo fatto assolutamente bene, non la pensiamo così solo noi, ma diversi sindaci della provincia di Trapani, perché non è possibile che una università decida di attivare dei percorsi universitari che non servono a nulla. Come che so, ingegneria navale e giurisprudenza, che ha sformato miliardi di ragazzi. Però la cosa paradossale, apriti cielo, numerosi sono stati gli avvocati e su tutti l'attuale presidente della Camera Penale di Trapani Marco Siragusa ed il suo predecessore Salvatore Alagna a prendere posizione contro le dichiarazioni di Daniela Toscano, un susseguirsi di indignazione e sgomento che ha fatto registrare anche la nota ufficiale del Comitato Studentesco Universitario di Trapani e i distinguo di alcuni esponenti politici del Partito Democratico. Dichiarazioni, quelle della Toscano, che hanno acceso il dibattito della campagna elettorale e che stamattina sono state oggetto di discussione nel corso dell'incontro proprio al polo universitario alla presenza del magnifico rettore e di cui parliamo in apposito servizio. Ieri la sindaca, rispondendo alle domande della redazione, ha meglio specificato i concetti che aveva espresso in trasmissione. Le sue dichiarazioni le potete leggere sul sito di Telesud all'indirizzo www.telesudweb.it nella sezione Le tre domande della domenica. Le aspre polemiche scatenate dalle dichiarazioni dei giorni scorsi della sindaca di Erice Daniela Toscano in merito a una paventata scarsa utilità del polo universitario trapanese hanno prodotto un incontro quindi tra il magnifico rettore del polo e i rappresentanti delle amministrazioni di Erice e Trapani. Vediamo. A Trapani nel breve volgere di 2 anni verranno istituiti nuovi corsi universitari ed implementati quelli che già sono in essere. Parallelamente si lavora ai servizi per gli studenti fuori sede, che sono parte fondamentale di un'offerta di studio che si possa dire appetibile per studenti e famiglie. Ad annunciarlo il magnifico rettore del Polo Universitario di Trapani nell'ambito di un incontro che si è tenuto questa mattina al Polo e a cui hanno presenziato i sindaci di Erice e Trapani, diversi assessori delle due amministrazioni e i rappresentanti dello stesso consorzio universitario. Grazie alla sindaca, ovviamente non commento perché fanno parte evidentemente di un linguaggio che diciamo è consono all'avvio di una campagna elettorale, però diciamo che nelle sue parole si avverte qualche cosa che probabilmente su cui dobbiamo fare delle riflessioni. Le riflessioni di un polo che deve avere le caratteristiche di un polo universitario sono quelle di poter innanzitutto poter dare alla popolazione, al territorio, una nuova offerta formativa, quindi su questo ci stiamo concentrando non tanto sul 22 perché i tempi non ci sono, ma sul 23. L'offerta formativa che deve essere molto legata alle esigenze del territorio, ma che soprattutto deve avere delle caratteristiche di peculiare eccellenza,
Cioè noi dobbiamo realizzare a Trapani dei corsi di studio che possono essere veramente attrattivi non soltanto per i ragazzi del comprensorio, ma anche per altre popolazioni. L'altro elemento centrale che accanto all'offerta formativa abbiamo deciso proprio insieme ai sindaci di fare un ragionamento sui servizi. I ragazzi ci chiedono questo, quindi una mobilità sostenibile, servizi di ristorazione, scontistica sui principali esercenti di articoli sportivi, di informatica e soprattutto luoghi in cui avviare momenti di aggregazione. Intendiamo potenziare infermieristica, che sta avendo un successo ormai da qualche anno sicuramente molto importante. Intendiamo portare scienze motori, intendiamo portare fisioterapia, intendiamo portare altre discipline legate al mondo della salute e della sanità. E accanto a questo vogliamo però anche privilegiare quell'aspetto che ha reso famoso in qualche modo Trapani, quindi potenziare giurisprudenza attraverso nuovi corsi di studio come per esempio la cyber security, che rappresenta una delle modalità di studio più importanti con saperi che cominciano a diventare trasversali. Ci vogliono competenze informatiche, ma ci vogliono competenze giuridiche anche molto specifiche.